E adesso ne scegliamo una da poesia della mano sinistra. Sì. La scoperta del radium. Sì. Si sprigionava un raggio dalla pietra. Stupita lo captò Madame Curie. Com'era possibile che dall'oggetto più inerte un'energia si rivolgesse a lei? Sì, c'era un occhio freddo, senza colore, che proprio lei urgentemente fissava. Da milioni di anni esisteva, nessuno mai ne aveva avuto coscienza. Giovane madre, santa laica, eroe di un tempo che non c'è, che cerca altrove trascendenze, dicevano i selvaggi che dal cuore di un sasso Dio manda messaggi e ci sfida a decifrarli. Questo è un libro strano perché ci sono delle cose buffe anche, c'è delle cose ironiche, delle cose strane, addirittura qualcuno che era, qualche cosa che era uscito sui giornali, proprio così basso giornalismo quotidiano, che però l'editore mi ha detto perché non lo mettiamo in questo libro e mettiamo qualche cosa che sia diverso dal tono solito. Allora ho messo un fatto di cronaca che è veramente successo a Roma, pare 4-5 anni fa. Sentiamo. Il cellulare suona nella tasca del morto mentre il prete benedice. Chi chiama è un grande illuso, un indiscreto che sta violando i cancelli del tempo. E se di colpo, per forza d'inerzia, il morto rispondesse? Vi invitiamo, lettori, a farci avere in redazione 12 righe sue con le sue scuse. Non è niente. È veramente successo, eh? Ma pensi nei tempi in cui, io mi ricordo ancora quando ero bambina, anche nei paesi, quando moriva qualcuno, lo si lavava, lo si vestiva, lo si profumava. Adesso invece l'hanno preso, paf, così l'hanno messo nella bara, senza neanche preoccuparsi se avesse in tasca qualche cosa. Ma com'è possibile? Io spero che fosse un incidente di macchina, perché se quello è morto nel suo letto, deve essere ancora più strana la cosa. Senta, vede un declino lei nei valori, in tanti valori, anche del senso religioso. C'è una... Ma fortemente. Purtroppo certe volte anche da parte dei sacerdoti stessi, che si lasciano troppo andare a delle concessioni, a delle cose che non dovrebbero. Già guardi, quando sono anni che io soffro, quando nelle messe sento le chitarre, sento queste cose qui, avrebbero dovuto resistere di più, non lasciarsi, ormai sentire suonare l'organo è piuttosto raro. Io ogni tanto vado a cercare le chiese dove suonano l'organo, perché l'organo è una delle cose più belle che ci siano. Mi fa pensare a César Franck, un autore che lei ama, no? Se non sbaglio, César Franck. Ah, beh, certo, altro che. E invece quando senti delle canzonette, allora la chiesa diventa uguale a fuori. Non è più la stessa cosa. Senta, che cosa differenzia la passione dal talento? Beh, sono due cose assolutamente diverse, io direi. Il talento è intanto la materia prima del talento stesso, cioè l'originalità. Sì, no? Certo. E poi che si può un po' apparentare la passione, nel senso che quando uno scopre che una cosa gli piace molto e si identifica con quella cosa, ci butta tutta la sua libido, come chiamarlo, passione, no? Uh-huh. E cioè mi piace disegnare, mi piace dipingere a scuola, allora voglio fare quello, desidero fare quello, perché da quella cosa mi verrà piacere che poi si identifica con la riuscita anche agli occhi degli altri della cosa stessa, no? Quindi non vedo come si possa dire passione e talento, tutti e due hanno bisogno dell'altro. Qualche rimpianto? Pochi, direi. Uno che mi è rimasto è quello di non aver fatto la cantante. Non le sarebbe piaciuto? E altro che, perché io avevo cominciato così. Io che adesso purtroppo ho la voce così rovinata, così rauca, io ero soprano lirico e leggero e avevo la voce ideale per fare la butterfly.
Ma a parte il fatto che ero già 1,80 quando avevo 18 anni, quindi fare la giapponesina di 14 anni era proprio escluso. E poi forse non avevo proprio la voce da grande teatro lirico, ecco. E con Montale ho inciso delle cose, perché anche lui aveva questa grande passione, no? Lui voleva fare, se avesse fatto la stessa domanda a Montale, avrebbe detto sì, il mio massimo rimpianto è di non aver fatto il baritono, no? O il basso, perché lui poteva fare i due, come io potevo fare soprano lirico e leggero. E quindi i primi tempi che noi ci siamo conosciuti parlavamo sempre di queste cose, parlavamo sempre dell'opera tale, ti ricordi là, quella lì, però lì insomma il duetto doveva essere più lungo, qui hanno tagliato una parte, no? Perché era la nostra passione allora proprio. La poesia non dico che venisse in secondo piano, ma forse se ne parlava meno. Senta, negli anni suoi dell'università, nei suoi anni giovanili, diciamo così, si respirava una maggiore intimità con la cultura rispetto all'oggi? Sì, altro che, ma guardi, io ho fatto l'università a Torino era una piccola Atene, ecco, del resto Umberto Eco, che anche lui ha fatto l'università, sì, lì si sì. Ricorda, certo. Si ricorda, non è che si studiasse per l'esame, come purtroppo ho visto fare dai miei studenti, quando io ho insegnato 28 anni all'università di Messina. E una cosa che mi offendeva tanto, dicevo, lei ha letto il Gattopardo? Ah, dice, sai, io ho tanto da studiare per l'università che non ho tempo. Ma come? Dicono, avrà voglia di leggere ogni tanto un romanzo, ma lo farò appena sono laureato. A Torino invece, quando usciva un libro, c'erano 4-5 librerie, non di più. All'uscita dall'università ci si trovava lì, è uscito Moravia, è uscito questo, è uscito quell'altro, è uscito Rilke, è uscito, allora si compravano i libri e poi ci si trovava la sera o a casa di Casorati, per esempio, no? Che era un cenacolo molto vivo, o a casa mia dove avevamo fondato la rivista Il Dado, per esempio, no? Sì. E venivano gli autori del Dado, per esempio, non so, è venuto sovente Pratolini, diciamo, no? È venuto Sandro Penna, è venuto Sinisgalli e poi Calvino era un nostro amico fisso, Natalia Ginsburg, e Norberto Bobbio, che allora eravamo piuttosto in amicizia con lui. Pavese no, perché con Pavese c'è stato subito uno stato di antipatia reciproca. Sì? Sì, d'antipatia reciproca. Io avevo antipatia per lui perché avvalorava un tipo di poesia.